così, con le mascherine sul volto, simbolo di un mondo inquinato, anche dove non potremmo mai immaginare, anche negli oggetti che ci stanno più vicini, sulla pelle, come i vestiti. Foto da una sfilata shock, quella voluta da Greenpeace per la sua ultima denuncia. Molti degli abiti che indossiamo contengono sostanze dannose per la salute, nascoste nelle fibre usate per colorare o per decolorare i tessuti, sia naturali che sintetici. Dall'aprile del 2012 Greenpeace ha raccolto in 29 paesi diversi, nei negozi di rivenditori autorizzati, capi di grandi marchi, catene di lusso o low cost, da Zara ad H&M, da Armani a Mango, da Diesel alla Levi's, da Victoria's Secret a Calvin Klein. Tutti nomi a grandissima diffusione. Ebbene, nel campione raccolto, in 2/3 dei capi, sono state trovate sostanze tossiche. Nonilfenoli etossilati, alchilfenoli, ftalati o coloranti contenenti ammine, sostanze che il rapporto di Greenpeace mette in relazione a malattie come il cancro o ad alterazioni ormonali. Vestiti prodotti spesso nel sud del mondo, ma che in molti casi sulle etichette non riportano neppure il paese di produzione. Una trasparenza che spesso esiste solo nello stile sulle passerelle, ma non nei riguardi del consumatore. Di qui l'appello di Greenpeace ai governi e ai produttori: impegnarsi entro il 2020 a disintossicare la moda, azzerare l'uso di sostanze nocive negli abiti, perché vestirsi non diventi, per citare un film famoso di Brian De Palma, Dressed to Kill.